quarta puntata del format di ETV Marche Casa della Salute in Forma, il punto informativo medico multidisciplinare situato nella galleria del centro Val di Chienti, nelle vostre case. In questa puntata la dottoressa Marisa Rubini ci parla di come curare la sciatica con la riflessologia plantare, mentre l'infermiere professionale Luigino Crognaletti dell'importanza di tenere sotto controllo la pressione. Buona visione! L'ansia, lo stress, questo continuo essere sempre in tensione provoca, al di là di patologie prettamente fisiche, è che può andare a influire anche sul eventualmente su sciatica, lombosciatalgie, tutte quelle patologie che poi muscolari, soprattutto la sciatica che è il nervo principale del nostro sostegno, che è quello che va più ad essere intaccato da tutto ciò che noi viviamo, anche dallo stress. Poi ovviamente ci sono le cattive posture dovute al lavoro che si fa e a tante altre cose, situazioni della nostra vita che comunque vanno a incidere nella sciatica, nella lombosciatalgia e in tante altre manifestazioni che vanno un po' un attimo a deformare quella che è la nostra colonna vertebrale, quindi la nostra colonna portante. Ovviamente non voglio omettere la fase più importante, cioè il medico di base, lo specialista o il farmaco, che è molto importante. Questo sicuramente è un discorso da tenere in considerazione, non si va a invadere quella sfera assolutamente, anzi ci si collabora. Noi siamo un contorno per raggiungere degli obiettivi, dei risultati positivi per la propria salute. Ogni volta che il cuore batte, esso spinge il sangue che porta l'ossigeno e i nutrienti attraverso le arterie nel corpo, e questa è la pressione arteriosa. Ipertensione arteriosa si definisce per ipertensione arteriosa uno stato costante, occasionale, in cui la pressione arteriosa è elevata rispetto ai valori considerati normali. Solitamente si dice che una persona è ipertesa se la pressione arteriosa massima è uguale o superiore a 140 mm di mercurio e la minima non superiore superiore a 90, insomma, non inferiore a 90. Brevemente, la potenza del sangue, abbiamo detto che arriva nelle arterie, se questo sangue arriva con una forza maggiore, quindi con una pressione più alta, non fa altro che creare un danno all'arteria. L'arteria è formata anche da una tunica muscolare, quindi questa tunica si stianca e questa arteria, e quindi praticamente questo stiancamento del sangue porta il cuore a una nuova potenza di immissione del sangue, quindi una potenza maggiore, e questo poi porta, non diciamo rapidamente, poi nel tempo porta a malattie renali, quindi con una pressione maggiore, e a una anche malattie cardiache, perché ha uno stiancamento anche del cuore, quindi con un cuore molto più ingrandito, insomma. Il cuore è un muscolo, quindi con una superficie che diventa più distesa, e quindi con uno stiancamento anche del cuore. La pressione bassa sarebbe la resistenza quando il sangue riceve nell'arteria, riceve questo flusso d'impulso dato dal cuore, praticamente sarebbe la resistenza vascolare, la resistenza del vaso. Quindi più questo vaso col tempo, abbiamo detto, con l'ipertensione si rovina, quindi si indurisce, quindi si formano delle placche, si chiude, insomma, e questo discorso praticamente porta poi ad altri problemi gravi, quindi con malattie poi gravi, insomma, ictus, insomma, e via discorrendo. Ricordiamo che Casa della Salute è aperta dal lunedì al venerdì e che i sabati con gli specialisti riprenderanno dal 13 gennaio 2018. Lo staff di Casa della Salute in Forma vi augura buone feste.